Dunque, era il 12 febbraio di quest'anno e io venni qui a seguito di una segnalazione che mi evidenziava la particolare pericolosità di questa strada, trafficata da tanti studenti che vengono qui alla scuola giù in fondo. E tenete presente che vedete quest'area qui. Ecco, immaginatela ricoperta di rovi. E io ebbi l'idea di scrivere una lettera aperta al sindaco di Grottaferrata, Mirko Di Bernardo, e chiesi: sindaco, ma ti pare normale una cosa simile? Una strada trafficata da auto, come potete vedere, e da studenti che vengono qui in questo istituto scolastico, quello che ne vedete il cancello giù in fondo. Dico, che ci vorrà? Una squadra, ma io mi riferivo solamente a questa parte. Una squadra ci metterà con delle tagliasiepi, ci metterà un paio d'ore a sistemare questa cosa. E qui invece vedo che il lavorone è stato fatto anche in fondo. 12 febbraio, oggi è l'8 aprile, io devo fare le mie congratulazioni e prestare gli onori al sindaco che tiene presente una segnalazione fatta così da un cittadino. Ecco, qui per terminare in modo proprio perfetta l'opera ci vorrebbe passare una ruspetta, qualche cosa che pulisca proprio definitivamente tutta la gareggiata, che come vedete è invasa dalla terra, e poi proprio ad essere precisi, visto che il clima si dice è cambiato, qui quando piove, qui diventa un lago, guardate. Comunque, onori al sindaco di Grottaferrata, Mirko Di Bernardo. Magari ce l'avessimo noi a Frascati, il sindaco che gli fa una segnalazione e interviene nel giro di una cinquantina di giorni. Io sto sempre con via Fontana Vecchia, che vabbè, lasciamo perdere, va? Lasciamo perdere. Caro sindaco, complimenti, complimenti.